Ogni volta che mi baci sento suonare le campane. Davvero? Ma questa volta è il telefono. George. Pronto, George? Mi senti? George, rispondi. Pronto? Sento ancora le campane. Dannazione, rispondi, George. È una chiamata ufficiale, è importante. Dì a quell'uomo di richiamarmi domani mattina nelle ore di ufficio. Il signor Farrell è occupato fino a domattina alle... Facciamo le 11. Fino alle 11. Ascoltami, George, sono al bar di fronte. Temo che fra poco avremo visite. Oh, tesoro, non si fermerà molto, vero? Giusto il tempo di buttarlo fuori. Come le ha già detto la signora, domattina alle 11. Mi dispiace, George, ma sono ordini del capo. Capo. Mi dai da bere? È una delle cose più pazzesche che ci siano mai capitate. Pensa a delle onde elettroniche che hanno una velocità superiore a quella della luce, le cui vibrazioni provocano la cecità. Ma chi le fabbricava doveva saperlo che non si trattava di un giocattolo. Ma tu sai che ce l'hanno anche loro e che potrebbero paralizzare una nazione in 60 secondi. Senti, Allen, ho un appuntamento piuttosto importante. Sì, ma non in camera tua. Hai esattamente un'ora di tempo per prendere il primo aereo per Lisbona. No, proprio adesso, invece. Hai sentito parlare dello scienziato von Kelster? Beh? Ha scoperto una formula che neutralizza quelle onde elettroniche e stava per consegnarcela quando è scomparso. E voi volete che io lo ritrovi? Sappiamo già che è a Lisbona e la tua missione è di ottenere quella formula. Ma perché io? Mi sembra piuttosto un lavoro per quelli della sezione K. Magari fosse così semplice. Il nostro agente, Moira Johnson, si è già messo in contatto con Folkester. Ma il professore si sta comportando in maniera così strana, o perché ha paura, o perché la testa non gli funziona più. Studia bene questi rapporti e poi distruggili. Mi intesi? Una formula segreta. Un professore matto, un agente in gonnella e il Portogallo. Ah, sei un amico. Per carità, non c'è di che. Guarda che hai solo 55 minuti per l'aereo. Non ti preoccupare, ce la farò. Buona fortuna. Grazie. Hai sentito cosa ha detto? 55 minuti e devo fare le valigie. Ne bastano 10. Già. E andare all'aeroporto? 25 minuti. Ci rimango? 20 minuti per salutarci. Che deliziosa macchina calcolatrice. Grazie a Dio, sei arrivato. Hai telefonato alla pianista. Sì, andrò a prenderla a mezzanotte. Professor von Kelster, mi dia ascolto. Lei deve ricoverarsi in clinica.
Assolutamente. Mi interessa solo salvare la mia formula ed impedire all'umanità di autodistruggersi. Mi dia la formula, la consegnerò io. Sa benissimo che può fidarsi di me. Se tu avessi conosciuto il segreto quando ti hanno rovinato le mani, avresti parlato. E perché lei non ha parlato quando lo torturarono, professore? Forse perché non mi interessa la vita. Pronto, Lisbona. Qui operazione di segno. Pronto. Ricevuto. Qui parla Phoenix. Queste sono le istruzioni. L'operazione di segno deve essere portata a termine stanotte. Dovete assolutamente impadronirvi della formula o il piano fallirà. Faremo l'impossibile. Teneteci informati. Cambio frequenza come stabilito. Chiudo. Gagné, madame. Merci, madame, pour les employés. Faites vos jeux, messieurs, dames. Messieurs, dames, faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 7, rouge, impair et manque. Faites vos jeux, messieurs, dames. Messieurs, dames, faites vos jeux. Oui, monsieur, cheval pour monsieur. Oui, monsieur. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Non, madame, c'est impossible. Adesso è l'ora. Si, va bene. Sept. Rouge, impair et manque. Vous avez gagné encore, mademoiselle. Cambia le fiches. Voilà pour vous. Merci, vos employés. Messieurs, dames, faites vos jeux. Abbiamo solo 10 minuti. È sola? Sì. La signorina Moira Johnson. Vengo da parte del professore von Kelster. Ha il segno di riconoscimento?
Va bene. Mi scusi un attimo, vado a cambiarmi. Questo è il segno di riconoscimento. Conosce il professore von Kelster? No. Come si è messa in contatto con lui? Ho ricevuto l'ordine di inserire un annuncio sul diario de Noticias per delle lezioni di piano. Chi ha risposto all'annuncio? Un uomo che mi ha telefonato. Ha detto il suo nome? No. Mi ha detto solamente che sarebbe venuto a prendermi a mezzanotte. La parola era professor von Kelster. Sbrigati, ci manca poco. Il professore la conosce? No. Chi le ha dato la statuina? L'agente Robert Scott, del controspionaggio. Il professore ha l'altra metà della statuina? Credo di sì. Moira Johnson? Sono io. Professor von Kelster. Entri, prego. Venga con me, non c'è tempo da perdere. Non risponde al telefono? Pronto? Moira Johnson? Pronto? Pronto? Mi dispiace, ma ho sbagliato numero. Non spenge la luce? Preferisco che nessuno sappia che sono uscita.
Scusi le mie precauzioni. Prenda il libro foderato di pelle rossa sullo scaffale in basso. Cerchi la quarta canzone. Troverà delle note sottolineate ad inchiostro. È la prima parte del mio messaggio. Fra pochi giorni riceverà il secondo volume. Come si chiama il suo superiore diretto? Robert Scott. Mi legga le note sottolineate ad inchiostro. Sto aspettando. Mi legga quelle note. Lei non è Moira Johnson. Perché crede che non sia Moira Johnson? La donna con la quale mi sono messo in contatto era una provetta pianista, diplomata. Mi dia quel libro. Il professore ha detto di accompagnarmi a casa. In casa, le luci sono spente. Mi dia la chiave. Aspetti qui. Controllo, mi passi la base.
È la quarta canzone. Sono le note sottolineate ad inchiostro. Ho bisogno di bere. Sei nervosa? Ma non posso convincermi che con una matita e una borsetta... Forse diventeranno di moda. È tutto qui. Il professor von Kester ha pensato a tutto. Ha parlato di un secondo volume che insieme a questo ci darà la chiave. Ha detto niente della formula? No. Puoi andare. Buonanotte. Buonanotte. Qui operazione di segno. Operazione di segno. Spiacente, ma per ora non sono in grado di consegnare la formula. Ciao. Che bella pistola che hai. Me la vuoi vendere? Perché? Vuoi ammazzare qualcuno? No. Ma ti do 20 scudi. Facciamo 40? Questa è la mia ultima offerta. È un buon affare. Bandito. Bel colpo, eh? Bisogna vedere dove miravi. Tientela.
Scusi, posso offrirle un passaggio in città? Cosa? No, grazie. Ma se ha fretta, credo che l'attesa di un taxi sia piuttosto lunga. Non si preoccupi, ho delle buone gambe. E belle anche. Queste sono cose che non la riguardano. Aspettando un tassì, signorina? Come avrà fatto a indovinare? Si accomodi. Dove dobbiamo andare? Grazie, Hotel Estoril-Sol. Bene. Gliel'ho detto che l'attesa sarebbe stata lunga. E va bene, ha vinto lei, però io pago la mia parte. Sì, mi sembra giustissimo. Andiamo, seguiamo la macchina. Prima volta a Lisbona? Sì. Vacanze? No. Beh, non mi dica che è un commesso viaggiatore. Sono una cantante. Sono stata ingaggiata per lavorare in un nightclub locale. E vorrei risparmiare la mia voce per cantare. Oh. Beh, vabbè. Si goda pure il panorama. Il tassì lo pago io. Grazie per l'uso del suo tassì. Il piacere è tutto mio. Buongiorno. Allora, quanto? Faccia lei. Ricordati che bisogna riservare l'appartamento 122 per il signor Nilsson. E mi raccomando che sia tutto pronto per domani mattina, Ne ho conosciuti di presuntuosi. Sì, arrivano. Ma come lui. Lei nessuno. Ma io abito qui. Il mio passaporto, per favore. Buonasera. Buonasera. Credo che abbiate una camera riservata per Terry Brown. Sì, signora Brown. Suo marito la sta aspettando. Vuol firmare qui, per favore. Ecco a lei. Accompagna la signora Brown al 231. È stato un piacere incontrarla, signora Brown. Il 231, prego. La chiave non c'è in camera. Desidera, signore? Non si ricorda di me. Abito qui al 331. Oh, mi scusi, signor Farrell, ero distratto. Tesoro, non sai quanto mi sei mancata.
Grazie, signore. Le è sembrata convincente la mia scenetta? Un po' troppo convincente. Specialmente per un marito senza nome. Ah, beh, è vero. Capisco la sua reazione. Sono Scott. Robert Scott. Ah, sì. Mi era stato detto che si sarebbe messo in contatto con me. Ma non in questo modo. Hanno pensato che avrei potuto proteggerla meglio passando per suo marito. La sua vita è in pericolo. Un'altra cosa che non ci hanno insegnato al corso di addestramento, la coabitazione. Uno dei segreti per diventare un buon agente è saper improvvisare. Perché hanno scelto lei per un compito così importante? Perché? Perché tanto per cominciare so cantare. Ma questa non è la ragione più importante. Quello che conta è che lei può muoversi liberamente. Come? Temo di non avere capito. Lei è libera di andare e venire come le pare, senza pericolo di essere riconosciuta. Specialmente da un agente nemico. Capisce? Ha portato la musica? Quale musica? Ah, vuol dire la canzone che dovrò cantare? La sua dimenticanza mi stupisce. È il solo modo con cui von Kester la identificherà. Ho imparato a memoria l'arrangiamento. E per maggiore sicurezza scriverò la musica per il pianista. E ora vorrei disfare le valigie. Benissimo. Ci vediamo più tardi al club. D'accordo, arrivederci. Salve, Scott. Salve, Losky. Congratulazioni. So che è arrivata sua moglie. Abbia molta cura di lei. Da buon marito non perderò un dettaglio. Controllo. Controllo. Parli. I seguenti ordini devono avere precedenza assoluta. Raddoppiare la vigilanza. Credo che i nostri sospetti siano fondati. Va bene, sarà fatto. È arrivata la nuova stella del Saudade. Come le sembra? Molto bella. Questo non mi interessa. Ha saputo nulla che possa servirci? Ancora no. Ma lo saprò molto presto. Non mi allontanerò da lei un istante. Sono sicuro che gli uomini di von Kester riappariranno stasera per mettersi in contatto con lei. Mi sembra piuttosto nervoso. Gli altri non perdonano. Non abbia paura, loro hanno la mano leggera. I miei non perdonano.
signora Brown, la prego, accetti le mie scuse. Grazie. E sono sicuro che suo marito non approverebbe, ma vorrei offrirle un whisky. No, grazie, voglio scusarmi. Il signor Scott ha chiamato? No, signorina. Grazie. Tenga il resto. Grazie. ...231, per favore. La chiave non c'è, suo marito deve essere in camera, signora. Grazie. Prego. Si può? Non c'è nessuno? Mi hanno detto che c'era un party. Ho visto la chiave infilata e allora... Si sbaglia, la festa è nell'appartamento accanto. Eppure sembra che sia cominciata qui. Ma che cosa vuole? È sempre così cordiale lei. E lei non ha nessun diritto di entrare qui. Sì, se una signora è nei guai. Questi non sono affari suoi. Forse sono un poliziotto. Non entri. Era davvero suo marito? No, però insomma io... Ha chiamato la polizia? No. Allora, che intenzioni ha?
Mi vuole veramente aiutare. Vorrei poterle spiegare tutto, ma non posso. Deve solo avere fiducia in me. D'accordo, le credo. Mi dica che cosa devo fare. Se scoprono il cadavere nel mio bagno ci saranno certo delle complicazioni. Effettivamente non è una cosa normale. La prego, non scherzi. Mi scusi, ma non possiamo portarlo fuori dalla porta o dal balcone. Aspetti un attimo. Cerchi di infilargli la giacca. Credo di aver trovato un'altra uscita. Non c'è male. Vuoi fare un bagno? No, non ora. Ma è stata gentile a chiedermelo. Lo sai che mi sembra di essere una sirena? Ogni volta che bevo dei martini mi sento proprio come una sirena. Però non ho la coda. Guarda! Già, la prossima volta verrò a pescare. E dimmi, quanto credi che durerà la festa? Per giorni, spero. Piacciono tanto i parties. Li trovo così divertenti. E tu no? Non ti diverti? Sei veramente strano. Allora? C'è un'uscita di servizio nell'altro appartamento, lo porteremo via di là. Va bene. Che cosa ne faremo se riusciremo a portarlo via di qui? Ma dovremo improvvisare. Cerchiamo di sistemarli in quell'angolo. Un momento. Torno subito. Oh. Scusa tanto, amico. Accidenti, che folle. Sa, suo marito non si sente troppo bene. Si vede. Ha bevuto più di me. Credimi, amico, non ci si può fidare di nessuno quando la fortuna ti abbandona. Non era necessario. È quello che Eva disse ad Adamo. Speriamo che se ne sia andato. Thank you.
Autonoleggio Farrell ai suoi ordini, signora. Temo che dovremo rimandare la nostra passeggiata. Oh, non le piace il colore? No, ma ho ricevuto un invito per una sfilata di modelli e non posso mancare, potrebbe essere importante. Dove andiamo? Alla boutique di Jean Paul, proprio accanto al Saudade. Bene. Non ho molto tempo per assistere alla sfilata dei modelli. Devo trovarmi al club fra 20 minuti, perché ho le prove. Aspetterò lì. Vieni subito a prendere il secondo volume, Avenida Augusto Marquez 24. Vieni sola. Vuoi aspettarmi un momento, per favore? Sì, signorina.
Buongiorno. Sono Terry Brown. Buongiorno. Ecco perché l'ho chiamata. Il giorno prima di morire, mio marito mi chiese di farle avere questo libro. Credo sia importante, riguarda degli studi che fece non so dove. Ma non so dirle altro. Sono anni che viviamo separati per colpa di un'altra donna, una cantante. Mi deve scusare, ma devo andare via subito. Ho esaudito le ultime volontà di mio marito. Buongiorno, signorina Brown. Ferma e non gridi. Controordini, Pitt, al deposito 5 del Molo Sud. Prego. Chiedono di un signore che sta aspettando la signorina Brown qui o al club. Pronto? Il signor Farrell? Sì. Hanno rapito Terry Brown e la stanno portando al deposito numero 5 del Molo Sud. È in pericolo. Tenga pure. Grazie, signore. Ecco ora il modello 56, Sierra Morena.
9. Messaggio di primavera. Modello 40, K di Torero. 73, Estoril. Parla, che significano queste note? Mi può ammazzare, ma non posso dire quello che non so. Allora, avanti, risolvi l'indovinello. Ti do un minuto di tempo. Thank you.
servi aiuto? Ah, ecco fatto! La mia amicizia l'ha messa in una posizione molto pericolosa, non è vero? Avevo bisogno di un po' d'esercizio. Ma perché fa tutto questo per me? Basta questa spiegazione? Può aiutare la parola Fade? Salve. Fade. In inglese le note si leggono secondo le lettere dell'alfabeto. Vieni qui. Le note inglesi cominciano da La, cioè La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Perciò Fade è uguale a Fa, La, Re, Mi. Le note sottolineate delle canzoni inglesi finiscono in Fa, La, cioè F-A, quelle italiane in Re e Mi, cioè D-E. Ad ogni nota corrisponde una lettera dell'alfabeto. Ora sì che c'è una continuità. Fa, De, ecco la chiave. Andiamo. Non c'è dubbio. Si intitola O Fado de Palmela. Non ha la musica o il disco? No, è una canzone vecchissima, la rese di moda una famosa cantante di quell'epoca, Isabel Correa. E per trovare l'indirizzo di quella cantante? Beh, guarderò sull'elenco, ma non credo. Si ritirò molti anni fa, all'apice del successo, per non so che storia, una storia complicata. Sembra che si fosse innamorata di un rifugiato tedesco. Certi dicono che era uno scienziato, altri che era uno scultore. Ci fu uno scandalo, il tedesco era sposato. Dunque, Correa... No, proprio non c'è. Ma che stupido! Ecco dove possono trovare tutti i dettagli. Basta comprare un giornale di 2 giorni fa. Il tedesco è stato assassinato. Sì, signore, ma certo, nella cronaca nera troveranno tutti i particolari. Grazie, grazie infinite. Sono arrivati prima loro.
Palmela. Palmela? È un vecchio monastero al di là del fiume. Castello di Palmela, tristeza e saudade. Ali viveu Sibila. ...331. Ecco, signore. Per favore, mi passi l'appartamento 331. Pronto. Bene. Ci vediamo nella hall fra 5 minuti. D'accordo. Buongiorno. Non mi sembra di aver avuto il piacere. No, infatti. Ma io l'ho, diciamo così, tenuto d'occhio fin dal primo giorno. Io ne sono lusingato, ma... Ma il fattorino dell'hotel è stato gentile e di grande aiuto. Non ti sembra di aver parlato abbastanza? Sì, sono sicuro che ci intenderemo. Ma spero che saprai resistere ancora per qualche minuto. Il signor Loski al telefono. Il signor Loski al telefono. Un messaggio per lei, signora. Grazie. Per favore, signorina. La stanza numero 331. Mi spiace, signora, ma sta parlando. Vuole che la richiami appena è libera? Non importa, grazie. Se mi fa arrestare perché sono entrata nel suo appartamento, si renderà ridicolo. Approfittarsi della reputazione di un uomo è una cosa, ma prendersi la vita di un uomo... come von Kelster... Grazie. Terry! Ho
chiamato in camera tua, ma non rispondeva nessuno. Credevo che mi stessi aspettando in macchina. Ho dovuto comprare delle sigarette. Andiamo. Solo quando scoprono quello che ci interessa. Cancellati dal tempo. Terribile segreto, vita e morte. Finalmente. Dammeli.
Sei uno di loro. Hai finto di aiutarmi per riuscire ad averli. Tu hai ammazzato Scott. Non importa chi lo ha ammazzato. È morto perché era un traditore. No. No. Esci da qui. Ti seguo. Signorina Brown, permetta che mi presenti. Il suo angelo custode 001. Ci scusi se le abbiamo fatto prendere tanta paura, ma l'abbiamo sempre sorvegliata. Congratulazioni a tutti e due. 077, non importa tornare in albergo, andiamo direttamente all'aeroporto. Le vostre valigie sono già nella macchina.